Ebbene, amici fratelli della congrega, così al naturale farò. Tutti pensano, ma chi è questo qua? Con quale sicumera, con quale sicurezza, con quale strafottenza? Parla con la gamba accavallata, ma chi pensa ad essere? Che ha a che vedere questo incipit, questa prefazione con il resto? Non lo so. Nella mia casa successero sempre litigi furibondi che vanno tenuti nascosti. Voi delittuosi, voi andate castigati, voi dovete colti, siete colti? Colti da momenti di rabbia spaccare tutto, porte divelte, il voler divellere i destini infranti, le persone affrante, tristi, tristi. Con gli occhi, COGLI, tutto attaccato con gli occhi. Se scriverete in un testo cogli, sarete corretti, con gli occhi languidi, blue eyes. Poi gli haters, sì, il falotico, rannicchiato, segregato, internato, il ratto. Dunkirk, un film che vidi, comprai il DVD tramite Amazon, l'acquistai per masturbarmi perché ci sono delle belle tope. No, con Reliot, ed è arrivata questa notizia ufficializzata da Variety, Collection Variety, non immessa o emessa, diciamo online, tra virgolette, trasmessa da Deadline, Reliot, qui bravi ragazzi, io sono lungimirante. Scrisse il commediante, fu plagiato da Todd Phillips, il suo gioco, no, coincidenze. E Todd Phillips, per questo Joker Follia 2, questa è l'esatta pronuncia, si è ispirato di nuovo al cinema di Scorsese. Mi sto perdendo nel discorso e non voglio apparirvi scortese. Cari gentlemen, anzi, care ladies e cari gentlemen, MN, New York, New York. È uscita la mia recensione di New York, no, presente sulla Roma Lucina, assieme ad altre, diciamo, di matrice scorsesiana, no? Dedicate a Martin, questo italo-americano, conscio delle sue origini, umili, quegli ambienti violenti, mi sto perdendo nel discorso, o nello Scorsese, autore di un libro, un ritratto, non un ratto, patetico, falotico, molto autoreferenziale, ecco, strampalato, monografico. Martin Scorsese, La strada dei sogni, un libro su De Niro, ne scriverò un altro. Ho appena aperto un capitolo, apriamo una parentesi, è uscita la mia recensione di Schubert, da me non terminata, ma offre una panoramica che sarà da voi completata. No, dicevo, mi sono perso. Ecco, Thor scatenato, le scenate di gelosia e le donne mafiose, le donne come Lorraine Bracco, che fu sposata dal Rick Hayden, Angelo Bruno, il pappone di Taxi Driver, Giuda dell'ultima tentazione di Cristo, e torniamo a Scorsese, no? A Pushwader. In quel periodo comprai anche il film Forever Mine, perché volevo ravvisare quella topona patonza sgnacchera di Gretchen Moore che viene da Reliot. Dicevo, le donne mafiose, prendiamo le donne siciliane e andavano avanti per Reliot con gli occhi blu, come Blue Eyes, come Frank Sinatra. Io scrissi questo. Ma dicevo che io mi ricordo come sarà farò 3. Nel 4 ci sarà che cosa? Allora, la risurrezione di questo morto, Bring Me Down the Dead, scritto da Pushwader, Taxi Driver, Raging Bull. Allora, la sceneggiatura di Goodfellas, ragazzi, è stata scritta da Nicholas Pileggi, che ha scritto anche Casino. Chiaro? E Wise Guys che c'entra? Questo è il titolo provvisorio originale del nuovo film di Barry Levinson. Nicola Spileggi. Allora, chi mi ricordi? Così come si espresse di voce narrante bellissima Harry H.M.
H-Y-Darrell. Adesso vi ho di bravi ragazzi, sì, queste donne siciliane. Andavo avanti per Ray. Ray, che mostrava tutti i suoi occhi senza velarli con gli occhiali Wyvern. Ma comunque, prima i DVD, poi pure. Basta. Quei bravi ragazzi, cari miei Goodfellas, se volete, ho sempre voluto fare gangster, non il writer, come lo sceneggiatore Paul Schrader. Ecco, cominciare a fare 4, ecco. Poi rivedrò il tutto, correggerò, editerò, il dito mi punterò. No, cominciare a fare 4, avevo già anticipato, sto scrivendo questo libro pornografico, no? Una discesa negli inferi, una tentacolare a Los Angeles, la città degli angeli, e torniamo forse a Sugar, anche a True Detective, stagione 2 con Ray, bel coro, ma come mi leggo, Colin Farrell. Beh, Paul Schrader, Richard Gere, nel nuovo film, si è presentato a Canada. Allora, non writer, no, l'esperto, le parentai, soprattutto della mia per molto tempo, taciuta, rabbuiata, anima da me stesso ibernata, celata e non indagata. Non appena esplorata e sviscerata, mascherita, scandagliata, metto in forma rara e in particolar modo, invece in maniera forse miracolistica o da miracolato, emozionalmente riesplosa, vivida e fervida, attraverso un'opera finissima, non cervellotica, bensì falotica, non solo cerebrale, psicanalitica e mentalmente eiaculante, no? No, è lucubrante, comunque, questo commissario farò 4, parlare di grandi figlie su cui avete eiaculato, Jim Kelly, Kendra Last. Io conservo il filmino pornografico di Belen Rodriguez con il suo ragazzo, molto dotato meno di me, però certamente come quello di Bret Michaels con Pamela Anderson, adesso sta girando un film iniziale come questo, no, il remake di una parola spuntata con Lea Neeson. Uma Thurman pare che abbia ricevuto il cazzo di Liam Neeson, oltre a quello di Gary Oldman, praticamente di tutti gli attori, anche di De Niro, tempi dello sbirro il boss e la bionda, quando presentò a Cannes Mad Dog in Glory questo film, secondo la legge di John McNaughton. Ecco, Liam Neeson pare che, come direbbe il Meridione, tenga un cedone, una bestia. Allora, molto alto, se il tutto è proporzionato, è alto più di 1,90, ce l'avrà di 30-40. E invece il falotico è basso come Al Pacino, e quel Pacino, quindi ce l'avrà piccino. Sentite, Pacciotte, sono buffo, non lo faccio ritorno. Ecco, Giovesci e Al Pacino non avevano mai recitato assieme, però hanno recitato in 10, assieme a De Niro. Dico, e quello che in un modo o nell'altro il falotico si deve cantare. Allora, uomini, io non sono culattone, diciamo, per dirlo a Renato Pozzetto, no, come la Roulot. E chi ero? Il cartè balanzone trombone, tu forse sei un baricchione. E chi ero? Che tua moglie guardava Ray Liotta e poi diceva ai figli, beh, bravo, e si toccava. Sono un uomo di mondo, parafrasando, dopo ho fatto 3 anni di militare, 2 anni a Curio, ma ho fatto servizio civile. E anche in quel caso, beh, non è stato riformato, però è handicappato, non ha sostenuto bene, no, l'ha sostenuto l'esame di leva, ma levati, questo lo fa. Che sto dicendo? Io obietto, io sono un obiettore di coscienza. Oh. Diceva Iacuan, attenzione, usate il profilettico, perché che c'è? Perché quando c'è qualcosa di iniettente, diciamo, di schizzente, e non si prende le precauzioni, poi vi trovate questi figli un po' così, che vengono educati da donne che poi hanno una reliotte, mi fanno anche il signore, sono delle mignotte, liotte, bullotte, no? Beh, e lucubrante, anzi vi correggo, fervidamente ricordante, participo presente da ricordare, d'altronde, tutto parte da Che io mi ricordi, e parte questo libro dalle ricordanze di Lombardi. Allora, anzi vi correggo, fervidamente ricordando eventi passati, recenti, financo della mia coscienza, oscurati, per un lungo periodo immemorabile. E non parlare di quelli che, ti correggo, ma non si dice immemorabile, si dice tempo immemore. Beh, sono, diciamo, da tempo immemorabile,
non consci di essere ignoranti. Le memorie, vedete, confondono l'espressione in memoria, cioè privo di memoria, con immemorabile. Questo falò è immemorabile, veramente. Allora, di me stesso fui in memoria. Allora, di ciò me ne dolgo, ma non posso farmene una colpa. Oh, la colpa, oh, Shraddha. Ah, per la famiglia. Ecco, dicevo, delirio vendicativo, parliamo della parte seconda di Coppola, questo trailer che può ricordarci di Joker, secondo anche Un sogno lungo un giorno, e poi... Vito Andolini, Mouse Celiera, quindi Corleone, la famiglia che ti avviglia, ti attanaglia, ti spia, e ti castra, e ti incastra in scelte sbagliate. Ragazzi, siate oculati, siate anche, diciamo così, iaculandri, però attenzione a non vigliare, a volte è meglio, arrivate a quel punto, castrare, che cosa? Famoso coitus interruptus. Scusate se ho qui interrotto questa erezione, no? Questa narrazione, con delle porcate. Da falò di Gran Folklore, che scrive però ottime recensioni. Dicevo, ripeto, il mio discorso nelle righe seguenti riprendo. Mi sto riprendendo bene. Volete riprendermi? Non siete capaci di usare una videocamera. Quindi adesso, avendo le distanze preso da costoro, ancora rimarco di evidenza marcatamente, mi sono interamente ripreso da te. Allora, per dovere di correttezza e sacrosanta doverosità, o se no, oso dire estremamente sincero, diciamo, anzi personalmente dico questa roba, perché se io non voglio mai fare guest, sebbene sia sempre stato, sono ancora estremamente attratto dai film cosiddetti di mafia movies, popolati da personaggi a livello eufemistico di scarsa levatura etica, sovente dunque altamente immortali, non biechi immorali, sostanzialmente Borman, scheletrici, come dire, i taxi driver, no, schierati dalla parte dei villain più corrotti e burri, veramente odiabili, malgrado io stesso indaghi le malefatte alla base di molte storie, in quel caso reali, appartenente alla cronaca nera più scura, a sua volta ripiena di uomini moralmente discutibili, dall'aria poco pulita, ma è ridondante questo falò. Ultimamente incapai, in amici, handicapati. No, allora, per modo di dire, ribadisco con ogni probabilità più stronze figli di Bucchera, un bocciotto da cosa nostra, davvero moralmente malsani. Qua ci vorrà un buon calabrese. Non facciamo confusione tra la camorra da Napoli, l'andrangheta della Puglia e la mafia. Roba calzambato qua sonora, il Laliotte sopra eccitato, quando sta sopra, allora è bracco, no, è lei che sta sopra e gli punta la pistola, non riuscite a capire. Se affrontata a costoro risulterebbe al massimo solo un criminale da strapazzo. Io sono anche molto ironico, come mondiale, avete visto quel film criminale da strapazzo? Due ducazze, ma faccio proprio ecco. È uno sbuffone, buffone maruolo, ecco, ci vuole una moto dei pinocchi umani. Ma dico, Stefano, fai l'uomo, vai da una ragazza e fai come questo terrore di Scorsese, che io so che facevo così a Little Italy. Sì, la madre, linguistica, sì, no? E poi Re Liotta prepara le polpette, dice, a ti Scorsese, deve essere uno che è andato da ragazza, come ancora fanno questi trogloditi retrogradi, beh, lui si era un cipetto, però, escile, uè, pezzo di sticchio. Questo è un siciliano, di origine controllata. Allora, dopo lui che provocò Tommy De Vito, ciò pesce, nella pellicola sudata, su detto. Definendo un buffo, ciò non mi sembra assurdo, se rimane lo dico, sia abbastanza cresciuta a dire, avete capito? L'eccitazione, l'accelerazione, poiché mannaccia, comunque, a me che aiuta l'ha fatta in magnaccia, in taxi driver, dice, a differenza di tale metaforici magnaccia, di questo malamente lurde, di tal facciuma sforzo, che è l'esemplificazione più netta dell'umano porco malotto, rispetto a tale brava ragazza, la fine di brava ragazza, personcini con carriera, di cui seguentemente finalmente vi dirò, senza panegirici, descrivendovele, se non precisamente, perlomeno nei loro ratti, no, tratti, specie caratteriali più salienti, specificando bene i comportamenti decisamente tremendi da Wagner, R.A.T. Happy Air, plurale da me,
si vuole grati anche il fu a suo modo essere onesto con se stesso, paradossalmente fu rispettoso dei suoi compagni o si sporchi, tradendoli solamente quando fu messo alle strette, gioco forza, come fa Benino, e capite bene, non dipese da nulla appunto essere costretto a sputtanarle, cornificarle in modo duro di tutto in bianco in maniera brutale e cruda. Reliotta, fra l'altro, incarnò Frank Sinatra. Ve l'avevo detto, ma qui è stato scritto, da chi l'ha sottoscritto? Nel film per la TV denominato Ratpack. A sua volta appellativo, diciamo, dopo i bravi ragazzi, tra virgolette, della gang, formata dal suddetto cineasta, cioè la sua storia è inseparabile, amico Martin Scorsese, no, Dean Martin e Sanders Jr., battezzarono la loro pubblicola di artisti, cantanti e attori. Scorsese, inoltre, per lungo tempo, con il sogno di realizzare un biopic. Lo concretizzerà? Ci sarà un killer cast, cioè, sì, perché Frank Sinatra era un mafioso sostanzialmente, no? Poi molto romantico e si faceva sul chiaro uccello dalla Garner. No, non dicevo, ecco, Leonardo DiCaprio, che gira sempre questi film con Jennifer Lawrence, ma c'è un po' di mafia lì. Secondo me c'è stato un triangolo, un ménage à trois fra Leo, Jennifer e Timothée Chalamet, Don't Look Up, secondo me sì, perché Jennifer Lawrence, ci vogliamo dire la verità, diciamoci, secondo me è una grazzotto. Allora, e poi pare che una sera telefonò a De Niro perché era un po' depressa, anche il signor Bob pare che, secondo me sì. È un biopic cinematografico, o biopic, voglio dire, se fosse incentrato su Marte, e per tale progetto già realizzato, solamente fantasicato inizialmente per suo Tom Hanks. Per la parte di Marte mi aggiungo la volta quello di Sinatra. Dunque, alcuni anni or sono cambiò il casting tra film, parliamo, no? Ritorniamo a parlare di questa zoccola. Sì. Chiamava Reliotta anche John Travolta. Quegli occhi, mi ripeto, bagnata, la figliella. Qui voglio essere anche un po' Samuel Jackson di Jackie Brown. Ok. Da chi è doppiato? Dunque, alcuni anni or sono. Mi ricordai di essere il massimo decimo nel gladiatore. Uè. No, cambiò il cast di tal film, ripeto, mai compiuto. Volendo più che altro sognare al Pacino. Ecco, killer cast, cioè un cast che uccide, no? Nel senso, non di sicario. E ci sarà De Niro, no, no, perché ecco, nei panni di un Sinatra invecchiato, sì, con la CGI di merda di Action, però. No, è invecchiato perché non era ringiovanito, però adesso Al Pacino è invecchiato rispetto a quando doveva girare questo film, no, va bene. Leonardo DiCaprio come Sinatra da giovane, Robert De Niro in quelli di Marte Scorsese, no, Pim. Tale pellicola mai concretizzata, dunque mai da noi vista, non esistendo affatto e non essendo che ve lo dica fare, che ce lo dica fare. No, questo è Al Pacino di Donnie Brasco, che comunque sta a miscelare bene il cinema di Scorsese, di Coppola, il film di Mike Newell, che dove è inizialmente dirigente con William, poi è stato diretto da Taylor Redford, come dico. Donna! La mia famiglia cammina a testa alta, che ce lo dica fare. Mai filmata, doveva originariamente intitolarsi Dino. Dino, dammi un corino, come voglio fare la bocca. Ricordate quella pubblicità? E ricordate quella pubblicità? Io ce l'ho profumato, e cosa? Di Martin, infatti, aveva origini italiane e i suoi amici lo denominavano simpaticamente per la pub Dino, mentre Al Pacino fu Jimmy Hoff, in Ghiacci, assieme a De Niro, che ingannò Frank Sheer, e Joe Pesci invece a Russell Bofodini. Tutti e tre furono giovanetti, ecco, per morire da una D-Action, un computer graphics, ci vuole l'essere. Probabilmente discutibile, con effetto speciale della Industrial Light and Magic. E ora sapete che mi dico, rimando le mie memorie su tali miei pseudo amici, scusatemi, mi fanno immappinare questi vicini di cassa, franco c'è un terrore, qua che mai lucchetto, urlo. Più stronzi tanti mafiosi scorsesiani, già al prossimo capitolo, nuovamente compiendo quindi un bastardo e inaspettato tradimento, diciamo metaforicamente repentino e violento, parimenti alla porcata ordita da Bufalena ai danni del suo amico Hoffa, eseguita da Sheeran, De Niro in Irishman. Il commissario è fatto così, prendere o sparare.
non lasciare, mi raccomando, non traditemi, non sono pentito, no, non mi prenderò. Se in caso di vostro maledetto tradimento ignobile da facciotti, no, da uomini piccini, stronzi e cretini, da prima vi sputtanerà chi farò, allora, da prima, ma farò che sono io, quindi da prima vi sputtanerò e poi in destra vi sparerò, diciamo che in faccia lo sputterò, proprio, ah, a me proprio tu cazzo! No, soltanto la verità esplorò, il tutto è vero, e ripeto, la faccia dell'amante di Belen Rodriguez, anche di quel Brett Michaels, la mia verga, uomo, malavoglia Giovanni Verdi, io parlo della verga, da uomo verista, da uomo vero, da uomo che ama il cinema per te, ama molto, ecco. E arriveremo al commissario Falquato, questi filmini, eh? Vi stanerò e poi vi dirò, sono non sono d'attore il commissario farò, e già, poi va. Dunque, se non volete incorrere in dolori atroci, come direbbero i siciliani mafiosi, forse solamente i meridionali, più che altro di Napoli e dintorni, non so se appartenenti alla Camorra, oppure qualche calabrese affiliato all'Andrangheta o dei pugliesi della Sacra Corona Unita, stato proprio saluto assolutamente. Ah, ehi! Che con questo scorsese, un terrone anche questo, ma meglio il terrone buono, non mi piace molto. Io sono anche come sempre in sosti, di casino. Sì? Indovino sempre le mosse degli altri, anche quando mi attaccheranno, io so quando mi attaccheranno. Come dice quell'altro Picciotti, un bravo attore morto, anche Frank Vincent. Come dici? A Santoro, un giornalista. Santoro, Nicola Schegge, di Omicidio in Diretta, ha lavorato con Scorsese, Bring Gabriel Dead. Dead, non... Ma chi è che fa? Bring Gabriel Dead, al di là della vita, al di là della vita. Lo vedi a quello, a quello, lo vedi a quello, tiene un occhio. Non è mica un cazzone come tutti gli altri. Quello ci farà fare un sacco di soldi e ce ne farà fare ancora da più. Comunque questo commissario Falo 4 sarà una penetrazione profonda. Sì, sì, stanerò tutti questi motherfuckers, questi figli di puttane, no? Tipo Mark Wood con Francesca Lei, Eric Everard, adesso ancora mi tira, uso via. Poi Brian Love, Brian Beach, Brandy Love, io le conosco tutti. Io sono esperto di cinema, diciamo, sofisticato, ma anche del cinema un po', ecco, che quando scende la notte il falò, ma gli danno. Ricordo a quei tempi andai anche per quell'attrice Paul Walker, che cool, che figa, ma altro che Felline, altro che Greenaway, io avevo comprato, andai tre volte al cinema, tre volte, sputtanermi i soldi, non al cinema Luci Rosse, però insomma. Io ho visto che in quella scena lì, quando infatti Polly Walker 8 anni e mezzo, ho visto c'è un vecchio, il mio fianco, che culo, è il culo più bello del mondo, a tutt'oggi. E poi, se vogliamo dirci la verità, Falotto non ha avuto molto culo, non ha avuto il culo di Bella Rodriguez, diciamo, che adesso è un po' scompetta, e beh, dovrebbe averne tanti scompetti. Come direbbe il meridionale, vedi un po' scompetta la ragazza adesso. Allora, se siete dei poveri cazzoni, non dovete rompere i coglioni. Ma quel falottico è agonatico, gli mancano le donne. No, ma i maroni, tiriamo fuori i maroni o no? Ma basta, che cos'è questo retaggio piccolo borghese da meridionali? Ecco, basta. Dobbiamo levarci. Voi da qua dovete levarvi, è chiaro? E ricordate? È buona quella Marisa? Il mio hater definisce Marisa l'ha unito mia madre. No, io preferisco Marisa Tomei. Ricordate il grande mio cugino Vincenzo. Sembra un po' così, ma ci dà che ci dà. E alla fine, quello lì, The Judge, il giudice, ci rimane come un baccara, che la piglia tutto qua. Fa parte del personaggio. Sarà buono questo biopic Frank Sinatra. Ma che quello era solo un mafioso, quello... Sì, la bella voce. Era
passerei. Mi sta disturbando. Quello è uno che avrebbe venduto pure la madre pur di avere successo e sesso, ce la vogliamo dire la verità. Dobbiamo svecchiare tutto, dobbiamo scalzare questi falsi miti. E anche Scorsese ha rotto poco cazzo che sto killer sorte non ha fatto per il Dupal, non c'è pathos, non c'è tensione, i personaggi sono abbozzati così, non c'è cinema, non c'è vita. Oh, avanti, guarda che te danno a botta e destra, no, eh? Arrivi te, vabbè, alla sua età, alla sua età. E questa celebrazione è Howard Hughes, è di Aviator, è Frank Sinatra, ma basta, questo Scorsese appartiene oramai al cinema del passato. Dobbiamo guardare al presente, dare valore ai giovani, che tali non sono, o lo sono, ringiovaniscono le persone, se si affideranno al farò, un uomo senza età, senza tempo, un uomo di un altro livello. E anche ho detto, io non voglio essere volgare, però mi costringete voi, di un altro cielo. È chiaro? O dal cervello che è quello. Oramai è chiaro che qui andiamo molto, no? Dove andiamo? Non lo so. Lo dica lei. Dove andiamo? Andiamo, facciamo, diciamo. Sentite che rumore? Qui c'è tutto un ambaradano, un armamentario di mitragliatrice, bazooka, una cosa. Altro che Naked Gun, così si chiamerà, insomma, in originale, una pallottola spuntata. Qua c'è un uomo con le pelle, col giubbotto di pelle, che fu dai cattivi spellato, ma è ancora un bello dannato. Benissimo, è un cavolo. Comprate il commissario e guardate meno film di sto Scorsese, tanto li abbiamo visti tutti, master. Via! Sto vecchiume, ah, mafia, gangster, basta, ce la vogliamo dire la verità, non è vero, no? Per far ridere le persone, come faccio a pesci, quei bravi ragazzi, è una cagata pazzesca, lui che fa le polpette, l'elicottero, poi il montaggio sbagliato, si vede una coscia, una semicoscia, lì quando viene interrogata allora è bracco comunque, guardate il traccio di rosso, c'è la controfigura, però insomma c'è quella scena con quell'attore Tony Goldwyn che adesso ha diretto De Niro in mezzo, madonna, c'è anche Bobby Cannavale che sembra in Irishman, insomma, con questa Lorraine dei tempi d'oro io avrei fatto tutto. Rapporto vaginale anale e torniamo al commissario Fallo 4 che sarà un libro veramente fichente. E così mischierò il cinema a luci rosse perché devo orgasmizzarmi a scriverlo ancora al cinema, diciamo, con echi forse bermanieni, anche fellinieni, pasolinieni, un cinema puro da uomo che in passato, insomma, anche adesso, in assenza, sì, dalle TV, sono cose normali. Sono le donne che hanno un po' rovinato il cinema, secondo me, e anche gli uomini. Chi dice donna dice danno, questa è la classica mentalità del terrore. Sì, le donne andranno matte per questo film di Luca Guadagnino, The Challengers. Guadagnino. Beh, Guadagnino, se vogliamo tornare, diciamo, una mentalità un po' superetta, diciamo, come dice Rino Benvi, in Bappe e Ciccia, che lì, Billy Carlucci, a quei tempi, diciamo, avete preso chi? Quello è Frotchman. Così dire, Frotchman e Guadagnino. Insomma, abbiamo visto queste povere creature, Orgo Antipos. E anche Scorsese si è rimbambito, abbiamo visto questo Oppenheimer, una celebrazione mortifera di un cinema morto. E sapete che vi dico? Ci vorrebbe uno di Roma, uno di Roma che mi guarda e farò. Io pensavo che tu, mortacci tua, mortacci, mortacci tua, mortacci. Alla prossima.